Buongiorno, siamo qui con il direttore comunicazione e relazioni esterne di Toscana Aeroporto e siamo qui per chiedergli appunto come funzionano i controlli per gli arrivi dai paesi con bollino rosso, Grecia, Spagna, paesi dell'Est Europa, eccetera. Allora, i paesi a rischio, secondo l'ultima direttiva, sono Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Sono quelli, i primi quattro, sebbene all'interno dell'area Schengen, comunque considerati a rischio, si chiede a chi arriva da questi paesi, quindi sia turisti che italiani che rientrano, di fare un tampone, quindi una verifica, della presenza o meno del virus, o in partenza nelle 72 ore prima di partire, o in arrivo entro 48 ore dall'arrivo. Quindi chi arriva in aeroporto viene registrato sul sito della regione e entro 48 ore deve fare il tampone. Lo deve fare di sua spontanea iniziativa o viene contattato poi dagli Viene uffici contattato dell'ASL? dall'ufficio dell'ASL, si reca nelle sedi dell'ASL dove è possibile fare il tampone e gli viene data la risposta entro le 48 ore. Ok, nel frattempo, le prime 48 ore dell'arrivo, cosa deve fare la persona? Deve rimanere, diciamo, in quarantena a casa in attesa della risposta del E nel tampone. caso di turisti che magari vengono a Firenze per qualche giorno, Hanno il come è già loro capitato? domicilio. Allora, il turista comunque ha 72 ore di tempo. Se riparte, nelle 72 ore può non fare il tampone e può non rimanere, però deve ripartire entro 72 ore e motivare il motivo per cui rimane a Firenze o in Toscana. Chi invece rimane per qualche giorno in più deve fare il test e nel frattempo rimanere in quarantena o in domicilio fiduciario, come è Le stato faccio detto. una domanda un po' scomoda, perdoni, ma il turista che viene magari per 72 ore a Firenze, che spesso e volentieri è la maggioranza dei casi, perché Firenze ha una permanenza media di 2-3 notti nelle strutture ricettive, e può ripartire senza fare il tampone. Mettiamo che questo turista sia venuto per andare agli Uffizi piuttosto che a un altro museo. In quel caso cosa si fa? Cioè il turista in teoria Allora, dovrebbe stare chiuso in questa è una camera domanda che andrebbe d'albergo 3 giorni. fatta al Ministero della Sanità, cioè è Ecco. una regola stabilita a livello europeo, per cui evidentemente c'è un calcolo sul rischio di contagiosità nell'arco delle 72 ore che ha posto in essere questa regola. La motivazione noi non la sappiamo, noi siamo un gestore aeroportuale, a noi le Certo. regole ce le danno e quelle applichiamo. Però chi arriva già con il tampone non deve fare Chi arriva niente. già con il tampone esibisce il certificato ed è libero. Perfetto, la ringrazio, è stato gentilissimo, Prego. grazie per il tempo.